Benvenuti al consueto appuntamento con il meteo. Clima decisamente autunnale in questi giorni sulla nostra penisola. Prima i temporali hanno investito le regioni settentrionali anche di forte intensità, poi il maltempo si è portato al centro-sud con venti forti, piogge, temporali e addirittura la neve anche a quote medie lungo la dorsale appenninica. Tutto questo a causa di un nucleo d'aria fredda proveniente dal nord Atlantico che una volta raggiunto il Mediterraneo centrale ha richiamato correnti più fredde provenienti dal nord Europa che hanno prodotto un deciso calo delle temperature anche di 15 gradi in diverse località della nostra penisola, se non addirittura di oltre 15 gradi. E le immagini del satellite ci mostrano ancora delle nubi residue a tardarsi sul medio e basso versante adriatico e dei temporali ancora presenti sulle regioni ioniche. Sul resto della penisola il cielo è ormai sgombro da nubi e questo perché sul Mediterraneo centro-occidentale la pressione è in deciso aumento, così come ci mostra anche in maniera più chiara la carta successiva, quella relativa alla distribuzione appunto della pressione in quota e al suolo. Dalla sequenza previsionale possiamo notare come questo aumento della pressione continuerà nei prossimi giorni, cosa che produrrà una ulteriore stabilizzazione del clima sulla nostra penisola e anche un deciso aumento delle temperature. Tuttavia il campo di alta pressione che si formerà sul Mediterraneo non sarà sufficientemente forte in quota tale da impedire il sollevamento delle masse d'aria che si surriscaldano a contatto con il suolo e quindi da impedire la formazione di cellule temporalesche nelle zone interne lungo la dorsale appenninica e sull'arco alpino, in poche parole i classici temporali di calore. Situazione questa comunque in un contesto tutto sommato stabile, quasi estivo. Questa situazione secondo i modelli a medio e lungo termine dovrebbe durare almeno fino alla fine della settimana, come ci mostra questa carta, se non addirittura oltre, però di questo comunque torneremo a parlare meglio nella prossima audizione. Ora torniamo nel breve termine, quindi il dettaglio sulla nostra regione. Nella giornata di mercoledì ci sarà un deciso miglioramento, quindi tempo buono su tutto il territorio, salvo la formazione di qualche nube nel settore più occidentale del territorio durante le ore più calde della giornata, quindi nel primo pomeriggio, che potranno dare luogo a qualche locale acquazzone in dissolvimento, però durante le ore serali la temperatura subirà un aumento con venti deboli variabili nelle zone interne, ancora una componente settentrionale sulla fascia litoranea e lungo la costa, il mare moderatamente mosso ma con muto ondoso in attenuazione. Nelle giornate successive ancora condizioni di tempo stabile, quindi giovedì e venerdì sole su tutto il territorio, però durante le ore centrali della giornata ci sarà lo sviluppo di nubi più consistenti nelle zone interne rispetto alla giornata di mercoledì che potranno dar luogo a dei rovesci, dei temporali, soprattutto nella giornata di venerdì. Temperatura ancora in ulteriore aumento con venti deboli variabili un po' su tutto il territorio, salvo una componente nord-occidentale ancora presente lungo la fascia litoranea e lungo la costa nella giornata di giovedì, però in attenuazione. Il mare è generalmente poco mosso, con muto ondoso addirittura in ulteriore attenuazione. Bene, questo è tutto per il momento, arrivederci.